sabato 18 giugno, Vangelo ricco di spinte verso un cambiamento radicale del nostro modo di interpretare l'esistenza, di vivere. È un Vangelo anche questo molto noto, come tanti altri passi del Vangelo che ricordiamo, ma non riusciamo a trasferire la nostra coscienza in termini di conversione. Che significa concretamente cambiare il nostro modo di vivere, di essere a questo mondo? Ma passiamo alla lettura che dobbiamo mantenere ben impressa nella nostra memoria, ma soprattutto attraverso una presentificazione, cioè renderla presente questa memoria in ogni passaggio della quotidianità. Questo ci sollecita a cambiare il nostro modo di vivere, gli stili di vita, proprio lo stile attraverso il quale noi viviamo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni perché o odierà l'uno o amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Questi sono i due padroni che vengono indicati da Matteo. Dio e la ricchezza stanno diametralmente opposti, perché se uno ama la ricchezza è molto improbabile che amerà Dio. Se ama Dio non ha bisogno di amare la ricchezza, perché vive nella condizione liberante del messaggio salvifico che Gesù porta tra gli esseri umani, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio che si è incarnato, che si è fatto carne. Testimonia un modo di vivere opposto a quello della mondanità. E vediamo poi nel dettaglio gli esempi che Matteo ci offre. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per le vostre vite, per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Vedete, la vita è il corpo, la vita incorporata vale molto di più del cibo e del vestito. Sì, certo, il cibo è essenziale, ma noi abbiamo fatto, per esempio, una distribuzione del cibo nel pianeta iniqua. La parte ricca se ne è appropriata in sovramisura, perché è preoccupata per il cibo e non l'ha reso disponibile a gran parte dell'umanità. E questo è uno spregio nei confronti del corpo degli altri, che abbiamo di fatto spogliato e denudato. Ma la vita e il corpo sono il luogo della sacralità autentica. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. I nutrimenti lo trovano senza dar vita all'agricoltura e quindi alla stanzialità. Non volete forse voi più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E qui vi è un accenno al fatto che noi siamo chiamati a rispettare la vita, non semplicemente ad allungarla e a viverla in una qualità spirituale e materiale intensa, nella bellezza di ciò che accade nel creato. Noi esseri umani ci siamo troppo distanziati dalla dimensione del creato. Ci siamo immaginati addirittura dei creatori, sì, in qualche modo abbiamo anche allungato un pochino la vita nella parte ricca del pianeta, ma dobbiamo anche interrogarci sulla qualità e quanto questo modello di sviluppo farà sì che questo allungamento della vita perseveri nel tempo e non si traduca invece in condizioni, lo stiamo vedendo tutti i giorni, proprio ambientali, che mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa della specie. Quindi vedete, qui c'è un antico insegnamento che dobbiamo tenere in considerazione.
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede. Ci preoccupiamo tanto del vestire, ma anche qui siamo sul valore simbolico. Il rispetto del corpo è sacrosanto, ma questo deve avvenire nella apertura, nel lasciarci andare alla certezza che l'infinita misericordia di Dio provvederà anche sul piano estetico. Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani e noi purtroppo ci poniamo nella dimensione dell'essere pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno e provvede ai nostri bisogni veri, autentici, che non sono fonte generativa della bellezza e della dimensione dell'amore, e ci liberano da tante fatiche inutili e da tanti possessi inutili. I nostri possedimenti sono ingombranti, affaticanti e chiedono fatica per finire per essere a sua volta moltiplicatori di fatica pressoché inutile. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. La priorità assoluta è cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Prima parlavo di iniqua distribuzione delle risorse e spoliazione dei corpi. Questo caratterizza il regno dell'uomo, ma il regno di Dio è improntato alla dimensione della giustizia, che è rispettosa nei confronti del creato, delle relazioni, che invita al superamento delle diseguaglianze, che ci predispone all'equa distribuzione delle risorse. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. E invece noi viviamo attanagliati da queste ansie proiettive verso il futuro, carico di aspettative e di paure. Viviamo intensamente invece la dimensione dell'oggi, ma con una tensione verso l'accoglienza del regno di Dio che è già tra noi e ci invita appunto a vivere secondo i dettami dell'amore e della giustizia. Buona giornata a tutti.